Ovviamente un'interpretazione del genere rilasciata verso il 1977 palesa l'influenza esercitata nelle chiese cristiane sulla teologia e sulla cosmologia Lakota in 100 anni di repressione spirituale e religiosa. Come vedremo tra breve, gli informatori di Walker dissero cose differenti da Fuchs Crow, o perlomeno misero di dire il loro punto di vista sulla questione. Secondo alcuni esistono inoltre due Wakantanka, la somma di due energie contrapposte a mantenere l'equilibrio dell'universo, Wakantanka Waste, positivo, e Wakantanka Sika, negativo. Si è ritenuto opportuno riportare a questo punto un frammento delle spiegazioni fornite a Walker da George Sword, Brutta ferita senza carne, Thomas Tyon, il 2 e 3 luglio 1905. La poeticità dell'arte oratoria nativa risiede senza dubbio nel suo sapere essere al tempo stesso concisa e terribilmente ricca di significati. Ti diremo cose note soltanto agli sciamani. Wakantanka è al di sopra di ogni cosa e dirige tutto. Un Wikaza Wakan rappresenta Wakantanka e parla per lui. Gli sciamani si rivolgono a Wakantanka chiamandolo Tob Tob Kin. Questo termine viene utilizzato nel linguaggio che solo gli sciamani conoscono. Gli sciamani lo usano in tutte le cerimonie e nelle canzoni, così che il popolo non apprenda ciò che soltanto loro debbano sapere. Tob Tob Kin sono dei, 4 volte 4, mentre Tob Kin sono i 420. I 420 sono un dio, che è l'Akichita, il messaggero di tutti gli altri dei. I 4 volte 4 sono Wiccan, sole, Anwiccan, luna, Takuskankan, ciò che muove il cielo, Tatekan il vento, Tob Kin i 420, Yumnikan turbine, Makakan terra, Wope la donna bellissima, Inyan Kan roccia, Wakin Yan essere del tuono, Tatankakan bisonte maschio, Unopakan due zampe orso grizzly, Wanagi spirito umano e Woniya vita umana, Enagi la spirito non umano e Wasin Kumpi spirito custode. Questi sono i nomi delle entità positive così come sono noti alla gente. Allora, come vedete, in realtà, molto probabilmente agli inizi, cioè prima dell'avvento del cristianesimo, comunque, il pantheon nativo americano era bello esteso, eh. Poi, molto probabilmente, forse un po' per l'influenza cristiana, forse un po' perché comunque, loro hanno cercato di preservare più possibile le loro credenze che gli erano consentite, professare, hanno magari, sintetizzato un po' il pantheon, nel senso che tante cose magari le hanno lasciate andare così, nel dimenticatoio e hanno mantenuto solo quel concetto lì di triade. Le entità negative sono Io e Ibom, Enyaskin Yan, bisonte pazzo, e Anog Ite, doppio volto, e Entei, mostri acquatici, e Minivatu, spiriti delle acque, Kanoti, abitanti degli alberi, Ungla, folletti spiriti maligni, Egika, nani gnomi, e Nagila Sika, spiriti maligni non umani. Io è il capo dell'entità. Io è il capo delle entità negative del Wakantanka maligno. Wakantanka è come 16 persone differenti, ma ognuno di esse è Kan, perciò essi sono come una cosa sola. Allora, come vedete qui, questa pagina qui è indubbiamente molto difficile da capire, ecco, un po' da memorizzare, perché ovviamente sono concetti che da noi non esistono minimamente, cioè no. Noi non abbiamo queste concezioni di dei o comunque di Dio che è esso stesso uno e poi si dirama in 16 altre entità diverse, per dire. Quindi in realtà è molto difficile avvicinarsi così se una persona ovviamente non ha letto niente, avvicinarsi di primo impatto alla spiritualità di tipo nativo americana. Per quanto riguarda la terminologia utilizzata nel brano sopra riportato, va detto che, secondo l'analisi della lingua elaborata da Walker, il termine Kan indica qualcosa di vecchio o antico che va accettato perché così è stato nei tempi passati, oppure qualcosa di strano o meraviglioso che non può essere compreso. Waken è composto da wa, qualcosa, qualcuno, e Kan, per delineare l'espressione essenziale delle 16 entità spirituali di cui è composto Wakantanka. I Lakota aggiungono il suffisso Kan, ad esempio Tatanka, bisonte, e Kan diventano Tutankankan, Inyan, roccia, e Kan, Inyankan, e così via. La seconda osservazione terminologica riguarda l'espressione sciamano, molto di moda in questi tempi di New Age, ma in questo caso traduzione imprecisa della Lakota Wicasa Wakan, uomo sacro. Sciamano è infatti una parola di origine siberiana proveniente dalla lingua del popolo dei Tungusi. Non va dimenticato che il colloquio di Walker con i suoi informatori avveniva in Lakota, con la traduzione di Thomas Tyon. Altro termine non nativo americano e di origine francese, ma pur tuttavia più o meno accettato ai nostri giorni, è uomo di medicina o uomo medicina, medicine man in inglese.
Allora, poi qui c'è tutto uno schemino per quanto riguarda le 16 entità principali che compongono Wakantanka, cioè questa specie di grande concetto di unico spirito che però è suddiviso comunque in 16 entità diverse e molto probabilmente anche in molte altre, perché ce ne saranno molto probabilmente, ce ne saranno state, ecco, molto probabilmente anche tante altre. Allora, adesso qui i nomi volendo li posso anche leggere. È uno schemino abbastanza complesso, come vedete, in realtà, poi lo riporterò comunque per iscritto. Perché, come vedete qui, ciascuna, diciamo, entità comunque si suddivide, in più nomi, ecco. Comunque li leggo così, giusto per dare un po' qualche idea. Allora, Wakantanka si suddivide, in, diciamo, altre quattro entità chiamate Wakan Kin, Taku Wakan, cioè in altre due entità, ecco, che poi si suddividono a loro volta in altre quattro entità: Wakan Ankantu, Wakan Kolaya, Wakan Kuya, Wakan Lapa, che sono dei superiori, dei correlati, dei subordinati e semidei. Abbiamo poi tutta un'altra serie di nomi che discendono da questi dei, semidei e dei correlati, che sono Wiscan, Maya, Inyan, Anwitate, Wope, Wakinyan, Tatanka, Un, Nompa, Tetobol, Yumi, Naginiya, Sagila e Sikun. Io poi, tra l'altro, mi pare che l'unica che forse ho trovato è Wope, che era presente, avevo trovato propriamente delle immagini, dovrebbe propriamente essere questa specie di donna bellissima, però correlata comunque al bufalo, se non sbaglio, comunque anche alla medicina, se non erro. Rielaborando le enormi masse di informazioni raccolte da Walker, Powers definisce il concetto di Wakantanka suddividendolo gerarchicamente in 16 aspetti differenti, come già visto nella narrazione precedente, raggruppati 4 a 4: Tob Tob, Wakan Ankantu, Wakan Superiore, Wakan Kolaya, coloro che i Wakan chiamano amici o secondi in grado, Wakan Kuya, Wakan più bassi, Wakan Lapi, coloro che sono familiari con i Wakan. E poi qui appunto c'è tutto un altro nome, altri nomi per ciascuna di queste entità. Entità principale: Wi Sole, Anhui Luna, Tatanka Bisonte, Nagi Spirito, Grande Spirito, Scan Cielo, ciò che muove, Tate Vento, Unompa Orso, Nia Alito Vitale, Dio Creatore, Maka Terra, Wope Elemento Femminile, Tate Tob 420, Nagila Spirito Divino, Dio Esecutore, Yin Yang, Roccia, Wakin Yang, Essere del Tuono, Yumni Turbine, Sikun, Potere Aggiuntivo, Spirito Guida. Wakantanka, l'energia positiva, e Wakantanka Sika, quella negativa, sono due aspetti della stessa cosa. Il secondo è subordinato al primo, mentre l'uomo è subordinato a entrambi. Quest'ultimo però ha la possibilità di propiziarsi l'aiuto e il favore di Wakantanka e Wakantanka Sika tramite le cerimonie. L'energia può essere visibile o invisibile, mentre il potenziale di trasformare da visibile a invisibile e viceversa viene chiamato Tun o Ton, secondo le trascrizioni di Walker. Ad esempio, il Tun di Wope è il fumo della pipa e l'incenso dell'erba dolce, utilizzata nelle fumigazioni da sola o insieme alla salvia argentata, poiché in essi risiede il potenziale di trasformazione di tale divinità. Tra l'altro, questo concetto in realtà è presente anche nell'astrologia di tipo rinascimentale, dove ogni pianeta, ecco, era comunque associato a uno spirito, e quindi poi ogni pianeta e ogni spirito avevano le proprie piante o i propri profumi di appartenenza. Nagi wa Nagi, Nia wa Nia, Nagila e Sikun wa Sikun sono i Wakan Lapi, le quattro parti in cui è diviso un uomo. Ecco come Walker descrive queste quattro entità, tutte conferite da Scan, colui che muove o ciò che muove. Al momento della nascita, 1. Nagi spirito, 2. Nia spettro, 3. Nagila, colui che ha un aspetto simile allo spettro, 4. Sikun, la potenzialità. Una spiegazione migliore, a nostro avviso, viene data da Goodman, il quale, avvalendosi degli insegnamenti da lui raccolti tra le levatrici dell'odierna riserva di Rosebud, fornisce la seguente interpretazione schematica. Allora, come vedete, questi quattro principi vengono comunque, si possono schematizzare in una sorta di cerchio, di circonferenza, in cui ognuno sta all'interno dell'altro, tipo come se fosse una catena, come vedete.
Allora, adesso direi, perché poi ovviamente il capitolo prosegue, direi, riprendo, ecco, un prossimo giorno, tutto l'altro che c'è da sapere, ecco, su questo concetto che, come abbiamo visto, è un po' ostico, per le prime volte che lo si ascolta. Così almeno, appunto, lascio anche un po' di tempo alle persone che hanno ascoltato il video di rielaborare bene i concetti, prima di ovviamente proseguire, andare avanti a fare tutto un discorso complesso, perché verrebbe forse troppo ostico così di primo acchito. Niente, spero che la videolettura sia stata interessante. Ribadisco che appena avrò comunque del tempo farò uscire queste pagine che abbiamo visto qui, le farò uscire anche in formato scritto, così poi almeno si può avere un po' un riassuntino anche scritto di tutti questi nomi e concetti.